giovani d'oggi possono sapere poco di quello che è stata la mia vita e il mio passato. Se dovessi dire che quando sono partito pensavo di farmi qualche cosa di più di una sola macchina, direi una bugia. Enzo Ferrari, la Ferrari, un uomo, una leggenda. Sognava di costruire una sola macchina. La sua fabbrica di Maranello ne ha prodotte in 50 anni più di 75.000. Auto che hanno corso e vinto sui circuiti e nelle strade di tutto il mondo e che hanno affascinato re, divi del cinema e fatto sognare milioni di persone. Un nome che è diventato simbolo della creatività e dell'ingegno italiano. Le sue vetture da competizione hanno conquistato finora 9 titoli mondiali di Formula 1, 14 mondiali sport e prototipo, 9 successi alla 24 ore di Le Mans, 8 alla 1000 miglia, 7 alla Targa Florio. Complessivamente oltre 5.000 vittorie. Nessuno ha mai fatto tanto. Il mito della Ferrari è cominciato qui, a Roma, dove il 1 giugno di quest'anno gli uomini e le macchine che hanno contribuito al suo successo si sono ritrovati per festeggiarne i 50 anni. Terme di Caracalla. Nono Gran Premio Roma per vetture sino a 1500. Cortese sulla nuova Ferrari 125 è scattato in testa. Scagliarini sbanda. Cortese lo schiva con fredda perizia. Barbieri su Maserati, tenace inseguitore, premiato con uno splendido secondo posto. Arighetti in giro più veloce. Eccolo, 91 e 327 di media. Al termine dei 40 giri, Cortese vittorioso può fumarsi la meritata sigaretta. Enzo Ferrari era già conosciuto come pilota e manager sportivo dell'Alfa Romeo, ma come costruttore era al debutto. Quel 25 maggio del 1947, nessuno dei tifosi che assistevano al Gran Premio Roma sul circuito di Caracalla poteva immaginare che quella vittoria era solo l'inizio di una lunga ed esaltante avventura che da Ascari a Schumacher ha raccolto sotto le bandiere del cavallino rampante i migliori piloti del mondo. Silverstone, 14 luglio 1951. La prima vittoria della Ferrari nel mondiale di Formula 1 porta il nome di Gonzales, qui con il numero 12, che batte Farina e Fangio sull'Alfa Romeo. Ho ucciso mia madre, dirà Enzo Ferrari mentre Gonzales taglia il traguardo, ricordando i 20 anni trascorsi all'Alfa. L'Alfa Romeo abbandona le corse alla fine del 1951. Nel cuore dei tifosi si fanno largo due nomi, Ferrari e Alberto Ascari, milanese, figlio di un campione. Quando prende la testa di una corsa, Ascari è imbattibile. E di gare con la Ferrari ne vincerà davvero tante. Due mondiali piloti nel 1952 e 53, 13 pole position e altrettante vittorie, di cui 9 consecutive. Un record che in Formula 1 resiste ancora oggi. Ascari era allora famoso come adesso lo è Schumacher.
Nell'Europa che si stava riprendendo dalle ferite della guerra, le auto erano il simbolo della rinascita. Si correva nelle città, da Sanremo nel circuito di Ospedaletti, a Bordeaux, a Monte Carlo. Le corse passavano davanti a casa e i loro eroi, in caschetto e maglietta, attiravano sempre più pubblico. La gente correva a vedere piloti già mitici come Villoresi, Fangio, Farina e naturalmente Ascari, a suo modo uno dei primi professionisti. Era infatti l'unico a prepararsi atleticamente alle gare automobilistiche. Gran Premio del Valentino. 15 macchine hanno preso il via sul magnifico circuito in una cornice di folla competente ed entusiasta. Ascari ha via libera e si insedia saldamente al comando, avendo superato anche l'argentino Mieres. La marcia di Ascari prosegue sicurissima. La bandiera a scacchi bianchi e neri si abbassa per salutare il successo di Ciccio, che risponde alzando il braccio all'entusiastico applauso della folla torinese. 1955, un anno tragico per il mondo delle corse. Quella del Valentino su una Lancia è l'ultima vittoria di Ascari. Il 26 maggio a Monza, mentre prova la Ferrari Sport di Castellotti, muore alla curva che porta ora il suo nome. Aveva avuto un incidente 4 giorni prima nel Gran Premio di Monaco. «Bisogna tornare subito al volante per farsi passare la paura», aveva detto a Castellotti. Era partito senza il suo casco, in camicia e cravatta. Ascari aveva sempre trattato i suoi figli con distacco. «Ogni volta che torno a casa», diceva, «porto loro qualcosa, ma preferisco avere nei loro confronti un atteggiamento duro. Un giorno o l'altro dovrò andarmene e soffriranno di meno se non me li sarò lasciati venire troppo vicino». Due settimane dopo a Le Mans, l'automobilismo conosce la sua più grande tragedia. Durante la 24 ore, la Mercedes del francese Lévesque e la Austin Healey si urtano nel rettilineo delle tribune. Il motore della Mercedes falcia la folla. Con Lévesque muoiono 81 spettatori, i feriti sono centinaia. Le fiamme di Le Mans scioccano il mondo. Le corse vengono sospese in molti paesi. La Mercedes si ritira. La Ferrari ha ingaggiato i piloti che erano disponibili sul mercato, ma oserei dire che non sono le fabbriche che ingaggiano i piloti, ma sono i piloti che scelgono le fabbriche. Difatti, i piloti intelligenti vanno sempre dove c'è la macchina vincente. Fangio è un esempio. Per 5 anni ha scelto la macchina migliore. Non c'è più la Mercedes e Fangio sceglie ancora la squadra migliore, la Ferrari. Dopo la morte di Ascari, la Lancia aveva donato a Maranello tutto il suo materiale sportivo. Si creò la base per una grande stagione. Tra Ferrari e Fangio i rapporti sono sempre stati difficili. Ferrari lo apprezzava come pilota, ma non lo capiva. Lo giudicava troppo sfuggente, forse anche perché Fangio fu il primo a farsi rappresentare da un procuratore. Un'anomalia in un'epoca ancora romantica nella quale i contratti si facevano con una stretta di mano. Nel 1956 Fangio, a 45 anni, porta alla Ferrari il terzo titolo nel mondiale di Formula 1, il quarto per lui, che ne vincerà ancora un altro con la Maserati. Il suo stile di guida era perfetto, traiettorie impeccabili, intelligenza tattica, sensibilità tecnica, il prototipo dei piloti alla Lauda e alla Schumacher. Quando Fangio lascia Maranello, non abbiamo abbastanza soldi per tenerlo, commenta Enzo Ferrari. Altri piloti sono pronti per vincere. Mike Hawthorn è il primo inglese a diventare campione del mondo,
nel 58. Eccolo con il numero 14 a Monza. Un pilota sconcertante, lo definì Ferrari, capace di affrontare e risolvere ogni situazione con coraggio, ma anche soggetto a improvvisi e inspiegabili cedimenti. Più che un professionista, era un appassionato che cercava una macchina per emergere. Morì in un banale incidente stradale a bordo della sua Jaguar dopo essersi ritirato dalle corse. Sono anche gli anni di Musso e Collins che in queste immagini viene riportato ai box da Hawthorne. Collins, qui fra Stirling Moss e Hawthorne, era uno dei piloti più veloci della sua epoca. Musso correva per necessità, dopo aver perso il patrimonio di famiglia. Moriranno entrambi in gara. Più di 40 anni che la Pininfarina ha, direi, l'onore di collaborare con la Ferrari. È iniziato tanti anni fa, in un periodo eroico, e mi ricordo che due grandi uomini, mio padre ed Enzo Ferrari, avevano molta stima l'uno dell'altro. Però erano due uomini estremamente orgogliosi e nessuno dei due voleva fare il primo passo. Mio padre sognava di fare una Ferrari perché vedeva un grande futuro e l'ha azzeccato nella Ferrari come immagine, come macchina di maggiore prestigio, di maggiore prestazioni. Ferrari aveva ammirato più di una volta le linee e la costruzione della Pininfarina e quindi pensava che una delle sue Ferrari da noi vestita sarebbe stata una Tu vincente. Ma non c'era verso di farli incontrare. Tramite un amico, un ex corridore, riuscii a fare proprio io un lavoro di cesello e finalmente i due si incontrarono, i due grandi uomini a Tortona, nel 51, a metà strada. Vi dà solo l'idea il fatto che si incontrassero a Tortona, che era proprio un incontro come tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente dell'Unione Sovietica, a metà strada. Tanto era stato difficile avvicinarli, tanto una volta che si conobbero l'intesa fu spontanea, profonda, emerse proprio il desiderio di collaborare. Così nacque la prima Ferrari Pininfarina, una convertibile, che poi ebbe un grande successo. Ricordo sempre quel giorno a Tortona, anche perché di ritorno mio padre, salimmo su una B20, mio padre guidava, io gli ero al fianco, e lui mi disse, così, con l'aria di niente, va bene, abbiamo un cliente nuovo, sarà un'esperienza gratificante, della Ferrari te ne occupi tu. Magari quando uno pensa a tutta la gamma dei piloti che si sono susseguiti nella Ferrari, a me quello che colpisce di più e che ricordo sempre con più emozione è Nuvolari. Io penso che Nuvolari ha corso a 55-56 anni nel dopoguerra per la Ferrari le mille miglia e le stava vincendo se un incidente d'automobile non l'avesse fermato. Dopo due incidenti in corsa, senza cofano, con una balestra rotta, mi fa pensare a quel dato tipo di grande pilota romantico. Nuvolari e mille miglia, due nomi che da soli caratterizzano un'epoca. Nessun pilota è mai stato così amato. Nessuna corsa ha acceso così tanto le fantasie e le passioni di un intero paese.
Ferrari conobbe Nuvolari quando erano entrambi piloti nel 1924. Poi lo volle nella sua scuderia. Non poteva lasciarsi scappare il campione dell'impossibile, l'uomo che non partiva mai battuto, anche con macchine poco competitive, che finiva le gare senza volante, che era il sinonimo stesso del coraggio e della velocità. Mille miglia, 1600 chilometri su e giù per l'Italia, da Brescia a Roma e ritorno, attraversando città, paesi, montagne, tra due muri di folla. La mille miglia era anche la gara dei gentleman drivers, uomini come Gianino Marzotto, che guidava in doppio petto, o come i suoi fratelli, qui con Enzo Ferrari. Era nata nel 1927 con lo scopo di collaudare le vetture di produzione, ma divenne qualcosa di più, il teatro di un'epica sfida. Mercedes, Bugatti, Alfa Romeo, Porsche, BMW e naturalmente Ferrari. La casa di Maranello vince 8 edizioni, di cui 6 dal 48 al 53 consecutive. Erano Gran Turismo da sogno ammirate da tutti. Ecco Ingrid Bergman in attesa del marito Roberto Rossellini alla guida della sua Ferrari 250 mille miglia. Mille miglia è una denominazione che Ferrari diede a una serie di modelli, come questa splendida 166 che Giovanni Agnelli acquistò nel 1950. Io in vita mia ho solo guidato delle Fiat, anche perché quando non guido delle Fiat mi dà fastidio. Le uniche vetture che ho guidato serenamente sono state le Ferrari e da più giovane le Bugatti, perché erano al di fuori dell'ordine normale degli automobili o degli oggetti speciali. E quella vettura là, rivista oggi, mi fa un certo effetto, perché bella è molto bella, si sta esposti fuori come dei corridori motociclisti, ma di fatto fa sì no la velocità di un appunto di oggi. Quindi era tutto, c'era molta più fantasia che sostanza. Con questa 340 mille miglia, Giannino Marzotto si afferma nell'edizione del 53. Ero rimasto solamente con la quarta. Per fortuna che io avevo un 400 Ferrari, una vettura da potenza piuttosto elevata e soprattutto un torchio piuttosto efficiente, e allora ce l'ho fatta. Castellotti vince nel 56 con la Ferrari 290S. Una gara segnata dalla pioggia dalla partenza all'arrivo. Era un pilota d'arrembaggio, un garibaldino, come lo definì Ferrari. Mentre tagliava il traguardo, nessuno poteva pensare che la mille miglia stava per concludere la sua epica storia. Maggio 1957. In una curva fra Goito e Guidizzolo di Mantova esplode la gomma anteriore sinistra della Ferrari del marchese Alfonso De Portago. È una strage. Muoiono il pilota, il suo compagno Nelson e alcuni spettatori. Si scatenano le polemiche. Enzo Ferrari finisce sotto inchiesta. Verrà assolto dopo 4 anni, ma la mille miglia non si farà mai più. La gara del 57, l'ultima, va a Piero Taruffi, che aveva promesso alla moglie Isabella: se vinco abbandono le corse. E lo fece. Aveva 51 anni. Male che ho fatto le corse, se il cane è attaccato, come le mani al posto suo.
Un'altra corsa leggendaria ha legato il suo nome a quello della Ferrari e a quello di tanti piloti, la Targa Florio. Nata nel 1906 per volontà di Vincenzo Florio, si correva sulle montagne delle Madonie, oltre 700 km di curve e salite. Von Trips e altri piloti della Formula 1, come Olivier Jean de Bien, si misurarono in Sicilia sulle vetture sport del cavallino. Una delle edizioni più belle fu quella del 1965. Due piloti italiani, Vaccarella e Bandini, trionfarono con questa P2. Vaccarella era preside in una scuola di Palermo. Nessuno come lui conosceva le insidie del percorso. La 24 ore di Le Mans era la gara che Enzo Ferrari teneva a vincere più di tutte. Era la gara simbolo dell'automobilismo sportivo, un banco di prova e confronto tra i costruttori. La piccola Ferrari poteva prendersi il lusso di battere i grandi dell'industria mondiale. Queste immagini sono del 58. Un anno magico. Oltre che a Le Mans con Philil, la Ferrari 250 vince a Buenos Aires, a Sebring, a Reims e nella Targa Florio. La Ferrari è un'esperienza unica. Tanto è la marca più popolare, la marca d'automobili più popolare italiana, è la più amata in Italia e in tutto il mondo. Sono stato molte volte in Stati Uniti d'America, in Inghilterra, in Germania, vedere migliaia di questi clienti che hanno veramente un'adorazione per il mito della Ferrari. Quindi è un mito tecnico, è un mito sportivo. E per noi italiani è ancora qualcosa di più, perché è un qualcosa che ha rivalutato e valutato grandemente l'immagine italiana, perché la gente ha compreso che non siamo solo bravi nella moda, nell'arte, ma siamo bravi anche nella meccanica. E la Ferrari ha dimostrato di saper fare le macchine migliori del mondo per tanti anni e ancora adesso è leader. L'importanza della Ferrari per le esportazioni italiane, per l'immagine dell'Italia nel mondo, è grossa. È un grosso pezzo di patrimonio di quella che è l'industria italiana. Perché non è solamente per l'industria meccanica, per la parte tipicamente industriale, anche per la parte estetica, anche per tutti. Credo che non c'è nessuno, anche dei nostri stilisti, dei nostri venditori, che in qualche modo non ha una ricaduta dalla Ferrari. Direi che è notevole. Per me le persone più care sono innanzitutto quelle che lavorano in azienda, e quindi la soddisfazione maggiore il lunedì mattina girando per la fabbrica e di vedere delle facce contente, questa è la cosa più bella. Poi sono i nostri tifosi, i tantissimi sconosciuti e qualche invece molto conosciuto. Per esempio è tradizionale, non manca mai la telefonata dell'amico Placido Domingo il giorno dopo ogni vittoria, cantando vincerò, e al telefono da dovunque si trova, un giorno chiama da Tokyo, un giorno da Londra, dalle parti più lontane del mondo, ma sempre vicino a noi. E poi ricevere valanghe di fax che sembrano scontati, ma che fa un gran piacere ricevere il giorno dopo. Nella moderna Formula 1 le vittorie dipendono anche da questi uomini mascherati, anonimi, ma decisivi. I rifornimenti, i cambi delle gomme, la velocità e la precisione delle operazioni possono condizionare l'esito di un Gran Premio. Che differenza rispetto ai tempi di Ascari e Fangio, quando indumenti e apparecchiature erano molto più modesti. Solo lo spirito di sacrificio, l'impegno e le capacità professionali sono rimasti identici.
magliette, caschetti, pullover. È solo all'inizio degli anni 70 che compaiono i primi caschi integrali, gli indumenti ignifughi e le innovazioni tecniche che salveranno la vita a tanti piloti. Ai box della Ferrari, oggi, in ogni pit stop, entrano in azione 18 specialisti, allenati a fare tutto bene e in fretta. Un cambio di gomme può avvenire in 5 secondi, che diventano 7-8 con un rifornimento completo. Secondi preziosi, che nella moderna Formula 1 possono determinare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Gli uomini mascherati dei podio non ci vanno mai, ma ogni pilota che vince dovrebbe fare un po' di posto anche per loro. Macchina da corsa per me è come un figlio. Quando lei pensa che il figlio rappresenta la continuità di noi stessi, lei lo porta a scuola, il giorno che riesce negli studi che è il primo della classe, lei è orgoglioso del proprio figlio, capita quello che per un costruttore realizza trasformando una materia informe dei forgiati in una meccanica vivente, in una armonia di suoni. Scattano i bolidi del Gran Premio d'Europa sul circuito di Reims. Siamo nella terra dello champagne ed è come se avessero messo quello nei serbatoi delle loro vetture i piloti che si lanciano a 210 all'ora sul circuito più veloce d'Europa. Nulla da fare contro Brooks, inafferrabile alfiere della corsa sulla sua Ferrari numero 24. Ecco un uomo abituato a vivere ogni giorno a contatto con il coraggio, il suo e quello dei suoi clienti. A Liverpool Brooks fa il dentista. Con il dentista Tony Brooks si chiude l'epoca dei piloti non professionisti. Il suo matrimonio con un'italiana, Pina, fu un evento per i giornali dell'epoca, ma Ferrari non apprezzava l'eccessiva prudenza di questo inglese, che pure vinse nel 59 per Maranello due corse in Francia e Germania, terminando secondo nel mondiale. Si prepara un'epoca di grandi cambiamenti. Philil è uno dei primi americani a correre in Europa. Era stato un buon meccanico, si rivela un pilota solido e redditizio. Ma non avrebbe vinto nulla se la Ferrari non si fosse finalmente decisa ad adottare le soluzioni tecniche già sperimentate con successo dagli avversari inglesi. Motore posteriore e freni a disco. La nuova Ferrari 156 vince, porta a Maranello nel 1961 5 vittorie e il titolo mondiale di Hill. Auto sempre più veloci, che correvano ancora sui circuiti degli anni 30. Era facile finire nei prati, come accade qui a Graffin al Nürburgring,
Si deve lottare contro piloti come Stirling Moss, qui con la sua Lotus. A Reims debutta e vince la sua unica gara Giancarlo Baghetti. Phil Hill, che voleva salire in macchina completamente inzuppato d'acqua, trionfa a Monza davanti alla Porsche di Garney, in una gara che costituì una delle pagine più tristi nella storia dell'automobilismo italiano. Al primo giro, la Ferrari di Fontrips, tamponata dalla Lotus di Jim Clark, finisce tra la folla. Muoiono 14 spettatori e il campione tedesco. Finiva in questo modo sconvolgente, ricorderà Ferrari, un'annata per noi gloriosa. Quella giornata che doveva essere di premio all'ardimento, alle vittorie, ai successi, al lavoro di tutti, ci portò la più cruda, dolorosa amarezza. L'uomo della svolta tecnica fu un esuberante ingegnere toscano, Carlo Chiti. Alla fine degli anni 50 ci volle molta fatica per convincere Enzo Ferrari a spostare il motore delle sue monoposto nella parte posteriore. Mai i buoi dietro al carro, ripeteva Ferrari. Chiti, dopo il mondiale di Hill, lasciò Maranello e al suo posto venne chiamato un giovane tecnico, Mauro Forghieri. Quando io assunsi la responsabilità della gestione sportiva, ero effettivamente laureato da 2 anni e mezzo, avevo passato poco più di un anno nella gestione sportiva, lavorando principalmente sui motori assieme a Giampaolo Dallara. Ma la fiducia mi veniva dal fatto che l'amicizia con Ferrari datava da lungo tempo, del resto mio padre era stato uno dei suoi uomini, aveva costruito assieme al commendatore la famosa Alfetta a Modena in un vecchio garage prima della guerra. Quindi c'era una forma di fiducia, diciamo, prenatale. Quindi mi affidò a questo incarico, io anzi gli dissi, ma lei pensa che io possa farcela? Lui disse, tu lavora, io al resto penso, tu fai il tecnico e io penso al resto. E sopra queste ali abbiamo lavorato per più di 28 anni, quindi è andata abbastanza bene, direi. John Surtees aveva cominciato a vincere con le moto, un campione delle due ruote, come lo fu Nuvolari, ma l'unico a conquistare nel 1964 anche un titolo mondiale di Formula 1. Anni 60, nella musica e nel costume Londra diventa la capitale del mondo. E anche nell'automobilismo i team inglesi sono protagonisti dei Gran Premi. Dopo BRM e Cooper, ecco Lotus, Brabham, Lola, un'invasione di assemblatori, come li definiva Ferrari, orgoglioso di essere il solo costruttore a produrre a Maranello, come avviene ancora oggi, ogni parte delle sue vetture. Jim Clark e Graham Hill, padre di Damon, dominano quasi tutti gli anni 60. La Ferrari è più impegnata a consolidare il suo mito nelle grandi corse di durata che nella Formula 1. Dopo il titolo di Surtees, per Maranello si apre un periodo difficile. Surtees era un grande motociclista. Veniva dal sacrificio delle motociclisti di una volta. Per dirvi, dormiva sopra il piccolo camioncino che portava, guidato dalla madre, la motocicletta sui campi di gara. Quindi sapeva imporsi sacrifici che oggi nessun pilota si saprebbe imporre o saprebbe accettare. E quindi era un pilota adatto alla Ferrari di quel momento, adatto molto alla Ferrari. ...1965... nessuna vittoria. ...66... due vittorie. ...67... nessuna vittoria. ...68... una vittoria. ...69... nessuna vittoria. Sono anni di delusione per i tifosi della Ferrari, che si consolano con i successi alla Targa Florio, nelle 24 ore di Le Mans o a Daytona. In Formula 1 sono gli anni d'oro della Lotus e di Jim Clark, che morirà nel 68 in una gara di Formula 2 a Hockenheim. Si fanno largo nuovi piloti destinati a diventare costruttori, come l'australiano Jeff Brabham.
L'ex boscaiolo Ken Tyrrell diventerà uno scopritore di talenti. Dopo la vittoria di Scarfiotti, l'ultima di un italiano a Monza, nella scuderia modenese emerge con sempre maggiore sicurezza Lorenzo Bandini, un ex garzone meccanico già diventato famoso per le sue vittorie al volante delle vetture sport. Il 7 maggio del 1967 a Monte Carlo era partito in prima fila a fianco di Brabham. Fu una corsa massacrante, prima in testa, poi all'inseguimento di Alm. All'82esimo dei 100 giri del Gran Premio, la Ferrari numero 18 sbanda alla chicane del porto, si capovolge, si incendia. Un'alta colonna di fumo nero si perde nel cielo, raggelando gli spettatori. Lorenzo è imprigionato nella vettura. Morirà in ospedale 70 ore dopo. Il fuoco, l'eterno nemico della Formula 1. La vedova di Bandini, Margherita, nel 69 accompagna a Monza sul podio Jackie Stewart al suo primo titolo mondiale. Pierino il Terribile, così Ferrari chiamava Jack Hicks, che per 4 anni inseguì il titolo mondiale senza raggiungerlo mai. Nel 70 andò vicinissimo, ma Jochen Rindt, morto nelle prove di Monza nello stesso anno, aveva accumulato un tale vantaggio da vincere lo stesso il mondiale, che gli fu attribuito alla memoria. La gara di Monza andò a un giovane ticinese, il cui nome resterà legato per anni alla Ferrari, Clay Regazzoni. Io partecipai a una trasmissione che si chiamava Chiamate Roma 3-1-3-1 e difesi la Ferrari, che era in un momento non di grande competitività. A proposito, questi sono fatti che ricorrono nella nostra storia, anche in momenti difficili, e dalle ire di un tifoso deluso. Ferrari si collegò direttamente via telefono, mi invitò a Maranello, lì ci conoscemmo e mi offerse di venire a lavorare con lui. Da lui ho imparato fondamentalmente la grande capacità di guardare avanti, di pensare al futuro, di motivare al massimo gli uomini, e poi una grande totale passione che sfiora la dedizione al lavoro e alla voglia di vincere. Io conosco Luca da 73, so, noi due capisci bene le nostre amicizie, e io quando parlo con lui capisce in 3 secondi cosa vuoi, e io rispondo e dopo tutto funziona bene. Lauda era un ragazzo, è un ragazzo intelligente, che quando correva era un tutt'uno con la sua macchina e la sua squadra, quindi molto coinvolto nelle decisioni tecniche, nella messa a punta, nello sviluppo della vettura. Molto veloce, ma non un pilota che non tenesse conto delle tattiche di gara, dei momenti in cui uno doveva spingere al massimo e dei momenti in cui uno doveva controllare gli avversari. Un pilota molto corretto, e per me una persona, oltre un amico, con cui ho condiviso dei momenti di grandissima gioia. E lui è sempre uguale. Luca è una persona con molta emozione, sei molto italiana, e questo è molto importante, perché le sue emozioni spinge il team avanti, anche poche difficoltà con le sue emozioni. Lui è una persona che io conosco molto bene, so, per me non c'è un problema. Quando uno non conosce, Luca va molto forte a dire le cose. 4 minuti, 3 giri. Quanto c'ha su Fittipaldi? Ma dov'è Fittipaldi? Quanto c'ha? Clay Regazzoni e Niki Lauda, 3 anni insieme. 3 anni di battaglie e di vittorie che riconciliano i tifosi e la Ferrari,
che nel frattempo ha concentrato tutto il suo impegno sportivo nella Formula 1. Lauda è quasi sconosciuto quando arriva a Maranello, ma in poco tempo si conquista il rispetto di tutta la squadra. A differenza di tanti altri, Niki sapeva dare ai tecnici le giuste indicazioni per mettere a punto e sviluppare la macchina. Possedeva un notevole senso tattico, un grande e intelligente pilota, lo definì Enzo Ferrari. Nel 74 la Ferrari sfiora il titolo mondiale con Regazzoni, secondo dietro a Fittipaldi. Ma nel 75, 11 anni dopo Sartis, Lauda c'entra il bersaglio. È un anno trionfale per la Ferrari. L'austriaco vince 5 volte, Regazzoni una, a Monza, nella stessa gara in cui Niki diventa campione del mondo. Ma erano ricordi innanzitutto fantastici perché legati a dei successi importanti. Non potrò mai dimenticare quel Gran Premio nel settembre del 75 a Monza, quando vincemmo la gara con Regazzoni e davanti al nostro pubblico conquistammo matematicamente il mondiale dopo tanti anni con Lauda. Di Lauda credo che ne abbiano parlato tutti abbondantemente. Io posso dire che era indubbiamente uno estremamente speciale. Quando venne da noi era un ragazzo che non aveva delle cognizioni tecniche e non aveva cognizioni di lavoro, ma ha imparato tutto e rapidamente con un sacrificio incredibile ed è diventato un grande pilota che ha saputo insegnare agli altri cosa vuol dire vincere un campionato del mondo. Lauda è stato anche l'uomo che ha saputo creare assieme a Clay, Regazzoni, una squadra direi incredibile, perché si integravano a vicenda, uno un grande tattico, l'altro il guascone che andava all'arrembaggio e che qualche volta sapeva sostituirsi al capitano di squadra. Erano troppi anni che non si vedeva sulle piste una Ferrari con il numero uno, ma alla stagione del 1976, che era cominciata in modo trionfale per Lauda, Regazzoni e la Ferrari, ha una drammatica svolta sul circuito del Nürburgring in Germania. Il primo agosto la 312 di Niki sbatte improvvisamente all'uscita di una curva, si schianta contro il fianco della montagna, si incendia, viene urtata da un'altra monoposto. Arturo Merzario, che era stato un pilota Ferrari, ferma la sua Williams e con l'aiuto di altri piloti estrae dalle fiamme Lauda, salvandogli probabilmente la vita. Dopo 40 giorni a Monza, Lauda è di nuovo pronto a scendere in pista, sul volto i segni delle fiamme. A chi gli chiede dell'incidente risponde: non ricordo più nulla. Nel Gran Premio d'Italia è quarto. Nel mondiale si fa avanti James Hunt, che qui vince in Olanda. È in Giappone la gara decisiva. A Lauda basterebbero 3 punti per conquistare il suo secondo titolo consecutivo. Piove, la visibilità è nulla. La corsa dovrebbe essere sospesa. Niki si ritira al secondo giro con una decisione coraggiosa che non tutti i tifosi gli perdoneranno. Hunt vince il mondiale per 1 punto. Il 76, io poi crisi, con il mio incidente.
come quando cadere poi nella vita ritorno normale, certo, anche senza orecchio, tutto molto più facile. E dopo 6 mesi tutto è finito e io è andato come prima. È un campionato combattuto quello del 77. In Formula 1 ci sono importanti novità, come le Lotus a effetto suolo e il motore turbo della Renault. In Ferrari a Regazzoni subentra l'argentino Reutemann e Lauda mette in evidenza un'altra delle sue grandi doti, la capacità di finire le corse e portare a casa punti. Primo in Sudafrica, Germania e Olanda, secondo a Long Beach, Monaco, Belgio, Inghilterra, Austria, Monza. Con il quarto posto di Watkins Glen conquista i punti necessari per diventare campione davanti a Scheckter e Andretti. Quindici vittorie, decine di piazzamenti, 2 titoli mondiali. Nessuno con la Ferrari ha finora fatto meglio di lui. La Ferrari degli anni 60 e 70 ha battuto tutte le strade, ha costruito vetture che facevano il campionato europeo della montagna con Ludovico Scarfiotti e Peter Scetti, ha costruito dei grandi prototipi, ricordo la P4 per dirne uno, oppure la 312P, e poi ha fatto sempre Formula 1, è riuscita sempre a essere presente, anche se a volte in ritardo, perché nei primi periodi per noi era fondamentale fare le corse prototipi e vincere le mani. Dopodiché ci si poteva quasi come premio dedicare alla Formula 1, perché secondo il comandatore lavorare alla Formula 1 era un premio dei tempi, ci si divertiva, diceva lui. C'è maggiore difficoltà nel disegnare e progettare dei prototipi di alto livello, perché nei prototipi di alto livello ci sono aspetti che rappresentano la durata e quindi la gestione della macchina. La Formula 1 è indubbiamente l'espressione suprema dello sprint, via 1, 2, 3, chi è più veloce vince. Nei prototipi invece c'è una gestione tattica, c'è una gestione di più piloti che usano la stessa macchina, bisogna sapere vincere anche risparmiando, cosa che non è della Formula 1. I bei ricordi che io ho della Ferrari riguardano ovviamente le corse, chiedo scusa ma purtroppo devo dire così. Il primo che mi viene alla mente è stata la vittoria a Daytona, quando credo per la prima volta nella storia dell'America la televisione americana passò immediatamente la sera la vittoria di un piccolo costruttore di Maranello contro il grande Ford. Fu un grosso smacco per la Ford, che costrinse poi la Ford alla reazione che credo tutti gli amanti dell'automobile conoscano. Fino alla fine degli anni 60, la Ferrari si era dedicata con particolare impegno alle vetture destinate alle corse di durata, in pista e su strada. Era quello il terreno sul quale un piccolo costruttore poteva misurarsi con le grandi industrie, Mercedes, Jaguar, Ford, Porsche, General Motors. Sono Davide contro Golia, diceva Enzo Ferrari con un po' di finta modestia. In quelle gare spesso correvano vetture destinate alla normale produzione e a diventare oggetto di culto. La 250 detta Tour de France, la GTO, la Testa Rossa, la 250 Le Mans.
Se non riesci a batterli, comprali, dice un famoso slogan americano che la Ford capovolse. La casa di Detroit non era riuscita ad acquistare la Ferrari e decise di sconfiggerla mettendo in campo uomini e mezzi mai visti. Il tentativo andò male due volte, ma nel 66, schierando un'armata di 13 macchine, finalmente centrò l'obiettivo. Enzo Ferrari aveva respinto nel 1963 le offerte della Ford perché non avrebbe più avuto l'autonomia necessaria a gestire l'attività sportiva. Lei vuole vendere e continuare a comandare? Gli chiesero gli uomini Ford. Proprio così rispose Ferrari e se ne andò. Ma il piccolo Davide, che pensava all'avvenire industriale della sua azienda, si rendeva conto che i tempi erano cambiati e che da solo non sarebbe riuscito a sopravvivere. Ferrari, questo è il 69, erano appena tre anni che aveva assunto la responsabilità totale in Fiat. Lui veniva da un negoziato disperante con la Ford, negoziato che lui ruppe brutalmente. E non è che venne a cercarmi col cappello in mano, tutt'altro, ci siamo telefonati, possiamo parlarne, ci vediamo. Io lo conoscevo già bene da prima, conoscevo le qualità dell'uomo e non avevo nessunissimo dubbio che la Fiat era in condizione di potergli dare una mano e lui di aggiungere lustro e glamour alla Fiat. Quindi ci trovavamo subito d'accordo su un modus vivendi. Non era in Corso Marconi, era a Mirafiori, perché allora l'ufficio era ancora a Mirafiori e anche a Mirafiori, dove gli ascensori erano enormi, lui soffriva di claustrofobia, quindi non voleva entrarci. La Fiat ha sempre lasciato la Ferrari completamente libera delle proprie scelte e ha fatto bene tenendo conto delle caratteristiche molto speciali delle vetture, dei clienti, della fabbrica Ferrari molto diversa da quella della Fiat. Però è sempre stata vicino e qualunque cosa la Ferrari abbia avuto bisogno in termini di laboratori, in termini di supporto tecnico, in termini anche di aiuto di uomini, lo ha sempre fatto. E quindi diciamo, credo che per un'azienda di grande prestigio, ma di piccole dimensioni come la Ferrari, sia molto importante sapere di avere alle proprie spalle degli azionisti e un'azienda come la Fiat. È stato un periodo splendido per me, ovviamente, credo anche per la Ferrari, come lei dice, effettivamente è nata la grande Ferrari in quegli anni. Forse è nata così ed è nata bene perché si facevano dei sacrifici. Era un periodo duro, l'arrivo della Fiat ci sollevò moltissimo perché ci permise delle cose che altrimenti non ci saremmo permessi, ma soprattutto fu un far nascere la Ferrari umanamente. La grande squadra dei meccanici Ferrari nacque in quegli anni e li cambiamo tutti con i commendatori, erano giovani e sono venuti su con la mentalità degli anni 60 e 70, erano ancora gli anni dei sacrifici, ma sono nati dei meccanici splendidi, dei tecnici ancora migliori.
Se uno è un talento naturale, può fare il corridore. Non lo diventa. Bisogna essere dei talenti naturali per essere dei piloti all'apice. Lui amava molto i piloti con uno stile garibaldino, uno stile di attacco. Ovviamente ricordava prima di tutti i Nuvolari e tra gli ultimi Villeneuve. A lui piaceva vedere i piloti che usavano le sue macchine spremendole fino in fondo. Gilles Villeneuve aveva 27 anni quando Ferrari lo chiamò per sostituire Niki Lauda, che aveva lasciato improvvisamente il team prima della fine del mondiale del 77. Chi era questo piccolo canadese che aveva vinto un mondiale, ma di motoslitte, e aveva disputato in Formula 1 una sola gara? Lo battezzarono subito l'aviatore. Gilles era un pilota di grandissimo talento, irruente, veloce e coraggioso. Gli mancavano solo esperienza e senso del limite. Villeneuve usciva spesso di pista, ma non si arrendeva mai, diventando protagonista di imprese destinate a entrare nella leggenda. I tifosi impararono presto ad amarlo. Io Villeneuve l'ho conosciuto appena, devo dire l'ho seguito come tutti attraverso la televisione, non ho mai visto un Grand Prix corso da lui, ma certamente l'emozione che creava e la possibilità di recuperare certe situazioni era simile a Nuvolari. Solo Nuvolari ai suoi tempi poteva continuare una corsa sul cerchione e solo Villeneuve nel Gran Premio d'Olanda a Zandvoort poteva rientrare ai box in queste condizioni. Gilles era uno di quei piloti che chiedevano tutto a se stessi e alla macchina. L'unica alternativa era rompere o vincere. La prima vittoria arriva nell'ottobre del 78, proprio in casa, nel Gran Premio del Canada, sul circuito che adesso porta il suo nome. La sesta e ultima nel giugno dell'81 a Arama, il canadese tiene dietro alla sua Ferrari per quasi tutta la gara Lafitte, Watson, Reutemann e De Angelis, racchiusi nello spazio di un secondo. Jody Scheckter. Io ne parlo molto volentieri perché è, diciamo, umanamente molto vicino. È stato un uomo che ci ha saputo dare fiducia in noi, assieme a Gilles Villeneuve, ha saputo creare una squadra che, ricordo, vinse praticamente tutto in un anno. E quello che più mi colpì di lui fu che seppe accettare i momenti difficili con grande senso filosofico e umano. E questo per me è molto importante. È meglio uscire bene dai momenti difficili che sapere solo vincere. Perché uscendo bene dai momenti difficili si riesce a ritornare alla vittoria. E lui vinse un titolo mondiale che direi è stato quasi irripetibile per la Ferrari dopo. Quel 1979 fu un anno magico per la Ferrari. Jody Scheckter, sudafricano, arrivato alla Formula 1 ottenendo una borsa di studio per piloti nel suo paese, e Gilles Villeneuve formarono una coppia imbattibile. Mauro Forghieri aveva progettato una vettura, la 312 T5, che rappresentava l'apice dello sviluppo della monoposto, che aveva dominato con Lauda nei precedenti mondiali. Jody e Gilles vissero tre gare ciascuno, conquistando il primo e il secondo posto nel campionato. E la Ferrari si aggiudicò il titolo costruttori con 38 punti di vantaggio sulla Williams. A Monza, a 4 anni di distanza da Lauda, si ripete il trionfo Ferrari. Scheckter è primo e vince il mondiale davanti al canadese. Per i tifosi è un'altra giornata indimenticabile.
questo famosissimo duel fra Gilles e me a Dijon. E come ho detto, potevo solo capitare fra Gilles e io perché avevamo lo stesso temperamento, carattere, modo di vedere le gare. Infatti quel giorno lì ci siamo trovati ogni pilota con la sua macchina con delle condizioni un po' particolari di guida e abbiamo fatto questa lotta molto bella perché diciamo ci siamo accorti della nostra lotta come tante persone dopo attraverso, perché siamo tutti andati in sala stampa a vedere questo famosissimo duel dove la gente anche in sala stampa saltavano in aria. E, diciamo, è lì proprio che siamo accorti di quello che abbiamo fatto, perché sul momento eravamo proprio, stavo giocando il secondo posto. Come avevo detto Forghieri a quel momento lì, penso che queste due matte non è che giocavano il primo posto, ma il secondo posto. 1 luglio 1979. Quel Gran Premio di Francia vide la prima affermazione di un motore turbo con la Renault di Jabouille. Ma nessuno adesso ricorda chi vinse la gara. Milioni di persone, tra paura e ammirazione, rimasero bloccate davanti ai televisori. È l'ultimo giro. Villeneuve è davanti ad Arnoux. Il francese tenta di passarlo all'interno. Villeneuve, con una frenata al limite, resiste e percorre due intere curve affiancato all'avversario. Nessuno vuole cedere, anche a costo di uscire di pista. Le due vetture si sfiorano, si toccano, sorpassi e controsorpassi con traiettorie da brivido. La Renault sembra avere la meglio, ma Gilles non molla e passa nell'ultima curva. Un altro duello che nessuno ha dimenticato, ma stavolta tra compagni di squadra, Villeneuve e Didier Pironi. A Imola, nel Gran Premio di San Marino dell'82, disertato dai team inglesi che protestavano per la squalifica della Williams, avrebbe dovuto vincere Gilles. Secondo una versione mai confermata ufficialmente, gli accordi di squadra prevedevano che chi fosse stato in testa a metà gara avrebbe conservato la posizione fino al traguardo. Le Ferrari, che in quella corsa non avevano rivali, diedero spettacolo e i due piloti sembravano divertirsi a duellare tra loro. Ma Pironi, non rispettando i patti, superò nell'ultimo giro Villeneuve, che non si aspettava la manovra del compagno di squadra. Il volto di Gilles dopo la corsa lascia trasparire tutta l'amarezza e la delusione di chi si sente tradito. Non è un giorno di festa per la Ferrari, ma per la folla in delirio questo non conta. Quella di Imola sarà l'ultima gara di Villeneuve. Due settimane dopo è in programma il Gran Premio del Belgio a Zolder. Villeneuve è teso, la rabbia di Imola non è ancora passata. Nelle prove di qualificazione dell'8 maggio, quando Pironi segna un tempo migliore del suo, Villeneuve decide di tornare in pista. Questo è l'unico filmato esistente della morte di Gilles. Dopo la curva, la Ferrari tocca la marche di Jochen Mass. Si impenna, rimbalza 2-3 volte sul prato. Il corpo di Villeneuve viene scagliato fuori dall'abitacolo. Enzo Ferrari, come tanti tifosi, lo ricorderà con una frase: io gli volevo bene. Con la scomparsa di Villeneuve per la Ferrari si apre un periodo tormentato tra alti e bassi, con successi e sconfitte e una girandola di piloti. Arriva Tambay, un corridore redditizio e vincente, come lo definì Ferrari. Un Reutemann parigino, collaudatore, preciso e instancabile, che con il cavallino trionferà in due Gran Premi. Ma la sfortuna continua. Nella pioggia di Jockenheim, Pironi tampona la Renault di Prost, fratturandosi entrambe le gambe. Ferrari chiama Andretti per le ultime gare della stagione. Per l'83 ecco una coppia tutta francese. A Tambay si affianca Arnoux, che Ferrari aveva apprezzato nel duello con Villeneuve.
e poi ho fatto questi 3 anni belli, difficili e belli, però diciamo che questa passione che c'è dietro la Ferrari, c'è l'unica squadra che può dare un pilota, tanti tifosi, sia in Italia che nel mondo, l'unica squadra è di guidare per la Rossa. L'anno successivo a Maranello torna un italiano, Michele Alboreto, milanese. Raccoglie dopo 11 anni l'eredità di Merzari. Tre stagioni brillanti con la Tyrrell gli valgono un posto nella scuderia più ambita. Vincerà 3 Gran Premi e nell'85 sfiorerà il titolo mondiale conquistato invece dalla McLaren di Prost. Alboreto, in coppia con Johansson, resterà alla Ferrari nell'85 e nell'86. Eccolo sul podio del Canada con lo svedese, primo e secondo davanti a Prost. Il 14 agosto del 1988, all'età di 90 anni, Enzo Ferrari si spegne nella sua casa di Modena. Per sua volontà, la notizia viene data a funerali avvenuti il giorno di Ferragosto. L'italiano più conosciuto al mondo se ne va in silenzio. Io mi sento solo dopo tanti avvenimenti e quasi colpevole di essere sopravvissuto, aveva scritto in un suo libro. Tre settimane dopo la Ferrari celebra nel modo più bello il suo fondatore, Berger e Alboreto, primo e secondo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Alla Ferrari non c'è più Forghieri, regna il progettista inglese John Barnard, tecnico geniale e discusso. La stagione dell'89 parte con un nuovo pilota, Nigel Mansell, e una nuova vettura che presenta una rivoluzionaria novità, il cambio semiautomatico al volante. Tutte le altre squadre lo adotteranno negli anni successivi. Un debutto vincente in Brasile. Ma il mondiale finirà a Prost, che aveva un solo avversario, il suo compagno di squadra Senna. Prost se ne liberò in questo modo. Quando sono andato alla Ferrari ero campione del mondo, era una situazione un po' diversa. Sapevo che normalmente la prima stagione non sarebbe una stagione per vincere il campionato. Ma infatti la macchina era competitiva e subito mi piaceva molto di guidare questa macchina e anche c'era un ambiente nella squadra che era incredibile, dai meccanici agli ingegneri c'era una comunione molto grande, solamente Nigel non era nella stessa divisione. E infatti è per quello che non abbiamo vinto il campionato. Nel 90 il francese campione del mondo affianca Mansell alla guida della Ferrari. È un anno straordinario con 6 vittorie della casa di Maranello che registra alle Castellet il suo 100° successo in Formula 1. Vincere una gara con una Ferrari è una cosa, è come vincere 10 gare in un'altra squadra. E vincere un campionato, per esempio 90, sarebbe per me optimum per la mia carriera, la mia vita. Questa incredibile manovra di Mansell alla partenza del Gran Premio del Portogallo costò a Prost un possibile successo. Vinse Mansell davanti a Senna e al compagno di squadra. Prost recupera punti in Spagna, aggiudicandosi la gara. In Giappone Senna, già in vantaggio su Prost, può permettersi il lusso di speronarlo al via e di conquistare il mondiale restituendo al francese lo sgarbo di un anno prima.
quando la Ferrari mi ha chiamato sono rimasto un po' sotto shock, perché non mi sembrava vero per un pilota andare alla Ferrari. È certamente il massimo. Ho trovato un ambiente diverso dell'ambiente della Formula 1. La Ferrari non lo può paragonare a nessun'altra squadra. C'è vita, c'è emozione, c'è amore, odio, c'è tutto. E veramente per me rimanere a vita è scritto dentro il mio cuore, perché il rapporto col pubblico non c'è niente altro che te lo può dare così forte. Jean Alesi, oriundo siciliano, arriva alla Ferrari nel 91. Un altro anno difficile che segna il tempestoso divorzio tra Maranello e Prost. Corre 4 anni con la Ferrari, conquista il cuore dei tifosi e una sola vittoria in Canada nel 95. È Schumacher il pilota che lo riporta ai box dopo che la sua Ferrari vittoriosa si è fermata lungo la pista. Canada è stato i 10 giri più forte come emozione che non è mai capitato più. Alla fine del 1991 comincia una stagione nuova per la Ferrari. Torna a Montezemolo, questa volta come presidente e amministratore delegato, che richiama John Button. Gli inizi sono difficili, l'affidabilità è precaria, molti sogni vanno in fumo. Montezemolo rinforza il team con un abile manager francese, Jean Todt, richiamando come consulente l'amico Niki Lauda. Ma la strada per riemergere è ancora lunga. Quando non ci sono problemi tecnici, è la sfortuna a bloccare le Ferrari, come a Monte Carlo nel 95. Spesso è più difficile di ripartire da una base già esistente piuttosto che di partire da capo. La Ferrari è la squadra la più famosa nel mondo, aveva bisogno di una ristrutturazione totale. Grazie al lavoro di tutti abbiamo una squadra che ci consente di poter realmente sperare di fare bene. Lavorare per la Ferrari è probabilmente la più bella sfida nell'automobilismo, perché già è una macchina di sogno. Io ci sognavo prima, ci sogno ancora oggi e ci sognerò domani. Schumacher è, credo, senza nessun dubbio il miglior pilota che c'è oggi. Credo che se Schumacher fosse su una vettura concorrente alla Ferrari ci preoccuperebbe moltissimo. È bello di avere una complicità con Schumacher, perché è un ragazzo realmente fuori della norma, onesto, rigoroso, un gran lavoratore che non si prende per un mago e che è realmente un personaggio eccezionale. Schumacher è un ragazzo molto intelligente, ho apprezzato molto di lui quanto è stato vicino alla squadra nei momenti difficili, è un grande pilota e so e mi fa piacere sapere che si trova bene alla Ferrari come la Ferrari si trova bene con lui. E poi credo che sia un pilota che ha molte delle caratteristiche che aveva Lauda anche fuori dalla gara. Sicuramente è più forte di Lauda in gara perché ha una preparazione fisica, una concentrazione, una capacità di reggere un ritmo elevatissimo dal primo all'ultimo giro di corsa.
Il 16 febbraio 1996 la Ferrari presenta a Fiorano i suoi nuovi piloti, Michael Schumacher e Eddie Irvine. C'è anche una nuova macchina, la F310. Giovanni Agnelli, che assiste alla festa, commenta: Schumacher non ci ha costato un tozzo di pane, ma ne vale la pena. Il tedesco è giovane, 27 anni, ma con due titoli mondiali alle spalle non è certo un novellino. Dopo la morte di Senna è il miglior pilota della Formula 1, l'uomo che può fare la differenza. Non è solo il più veloce, ha anche quelle caratteristiche che da tempo mancavano nei piloti Ferrari. Sa dare ai tecnici le indicazioni necessarie per sviluppare la macchina. Possiede una grande intelligenza tattica che gli permette di gestire nel migliore dei modi la strategia di gara. Ricordo ancora la mia reazione quando per la prima volta arrivai a Maranello da Milano. Volevo avere una prima impressione, sistemare i sedili, perché volevamo fare subito i test e provare la macchina dopo il Gran Premio d'Australia. È stato un momento straordinario. Arrivai di notte e fu davvero emozionante vedere la fabbrica della Ferrari entrare in sintonia con il posto. C'era la nebbia, l'atmosfera era misteriosa. Mi sembrava di essere in un film. Mi venne la pelle d'oca. Quando entrai nella fabbrica ebbi una sorta di shock, perché l'edificio era vecchio, mentre io mi aspettavo una fabbrica moderna, molto tecnologica. Mi aspettavo che fosse tutto più bello, più nuovo. Invece era tutto l'opposto. Tutto era molto tradizionale. Ma ovviamente quello che conta non è l'aspetto delle strutture. Conta quello che ci fai con quelle strutture. In 4 anni con la Benetton, Schumacher vince 19 gare e 2 titoli mondiali, nel 94 e nel 95. Fa capire subito di che pasta è fatto. Eccolo in un sorpasso ai danni di Damon Hill. Vince 2 volte in Germania. I tifosi impazziscono per lui. È il primo campione tedesco nella storia della Formula 1. Aveva cominciato con il go-kart, una vittoria nell'Europeo, e con la Formula 3. Con la Mercedes ha partecipato al Mondiale Sport. Anche per Schumacher gli inizi sono movimentati. Questo incidente ai danni di Senna a Magny-Cours, nel luglio del 92, gli costa una ramanzina ai box da parte del brasiliano. 2 mesi dopo, a Spa, in Belgio, nella sua pista preferita, c'è la prima vittoria in Formula 1. All'inizio non tutto è stato bello, abbiamo avuto momenti molto difficili, soprattutto quelli dopo il Gran Premio d'Ungheria l'anno scorso. Un momento difficile per tutto il team. Qualcuno, soprattutto i giornalisti, cercava di trovare a tutti i costi la persona responsabile e farla saltare. Parlavano però della persona sbagliata, perché indicavano Jean Todt. È stato straordinario vedere come tutti nella squadra, compreso il signor Montezemolo, siamo rimasti uniti, lo abbiamo difeso e alla fine abbiamo dimostrato che era giusto fare così. Ora siamo più forti di quanto non siamo stati mai. Momenti difficili Schumacher e la Ferrari ne hanno dovuti passare parecchi. Nel 96 la nuova F310 aveva problemi di affidabilità, semiassi che saltavano, ritiri dovuti alle cause più diverse. E anche incidenti, come questo, nel primo giro del Gran Premio di Monte Carlo. Una pole position sprecata.
la ricerca della potenza mandava in fumo i motori. Il rientro ai box era spesso tutt'altro che trionfale. On the other side, the good moments were obviously races like Monza. D'altra parte ci sono stati anche momenti molto belli, soprattutto quelli legati al Gran Premio d'Italia. L'esperienza più straordinaria che mi sia mai capitata. Vincere per la Ferrari e per tutti i tifosi a Monza è stato fantastico. Salire su quel podio, vedere tutta quella gente emozionata, gente che festeggiava insieme a me, che era felice in quel modo, è stato fantastico per me e per il team che ha aspettato un momento così per tanto tempo. E io sono stato fiero di aver offerto a tutti quel successo. Monza, 8 settembre 1996. Schumacher ha già vinto in Spagna e in Belgio, ma questo successo ha un sapore particolare. Da 8 anni i tifosi aspettavano che un pilota di Maranello vincesse nell'autodromo simbolo dell'automobilismo italiano. La prima affermazione con la Ferrari era arrivata a Barcellona in un giorno di pioggia. Confermando la sua fama di re della guida sul bagnato, Schumacher aveva quasi umiliato gli avversari, lasciando Alesi a 45 secondi e il terzo, Jacques Villeneuve, il figlio di Gilles, a 48. Una gara perfetta dall'inizio alla fine, con doccia finale sul podio per Todd, come se non fosse bastata tutta l'acqua caduta durante la corsa. Il bis arriva subito dopo in Belgio, davanti a Villeneuve, al termine di una gara combattuta, dominata all'inizio dalla Williams e poi dalle McLaren. Schumacher concluderà la stagione al terzo posto, dopo Villeneuve e Damon Hill, campione del mondo come suo padre. Il 1997 comincia bene. La F310B, evoluzione della precedente monoposto, si dimostra all'inizio della stagione affidabile. Il lavoro di squadra consente a Schumacher, come nella vittoria di Monte Carlo, di fare le scelte giuste. Nemmeno questa escursione fuori pista poteva fermare quel giorno la Ferrari. In Canada Schumacher, in pole position, scatta benissimo. E Villeneuve, nel tentativo di recuperare, finisce contro un muretto della pista. A Magny-Cours la terza vittoria, ancora pole position, ancora una corsa senza rivali. Villeneuve lascia la corsa così, nel tentativo di superare Irvine, che finirà terzo sul podio. La Ferrari affrontava gli anni 90 uscendo da un decennio di grandissimo successo, ma il mondo stava cambiando rapidamente come mercati, pensate alla grande crescita per esempio dell'Estremo Oriente, come clienti, cambio di generazione, come concorrenti, una volta avere una macchina da 300 all'ora era riservato a aziende. Per noi questo significava adeguare la produzione, organizzare l'azienda in modo più diverso e pensare a dei nuovi mercati, pensare a delle macchine che fossero delle grandi Ferrari ma che fossero utilizzabili tutti i giorni, non vetture da collezionisti da mettere in un garage. La 550 Maranello racchiude tanti elementi
di 50 anni di lavoro in questa azienda, in termini di stile, insieme a Pininfarina, di tecnologia, di piacevolezza di guida e logicamente di prestazioni. In altre parole, abbiamo affrontato con un grande contatto con il passato, con una grande convinzione di rimanere uniti alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra tradizione, però abbiamo affrontato la Ferrari del futuro, un'azienda moderna, un'azienda dinamica, basata sulla tecnologia, sulle motivazioni delle persone, su un grande impegno e sulla volontà di guardare sempre, sempre avanti. Montezemolo aveva lavorato e conosciuto bene Ferrari negli anni 70, direi tra il 72, il 76, il 77, anni di Lauda, anni in cui la Ferrari aveva vinto i campionati del mondo, quindi conosceva lo spirito della casa. Poi devo dire, lei mi dice fortunato, ma so che c'è stato molto lavoro, molta fatica e molto sudore per mettere la Ferrari a posto. La Ferrari oggi è forte da un punto di vista commerciale perché vende 3.500 macchine distribuite in tutto il mondo e da un punto di vista sportivo siamo in ottime posizioni anche per il campionato mondiale. Sono sicuro che Ferrari sarebbe fiero se la vedesse oggi. Lei trova nelle nostre macchine qualcosa di diverso. Non dico che sia sempre in meglio, no, ma qualche cosa di diverso. Perché? Perché c'è l'apporto intellettivo dell'uomo. Che cosa rende le Ferrari così diverse da tutte le altre auto? Sono macchine che nascono da una passione in una fabbrica in cui dalle origini convivono l'avventura sportiva e la produzione di serie. Enzo Ferrari aveva un istinto naturale che lo guidava nelle scelte industriali e commerciali. Non era un tecnico, ma le centinaia di modelli progettati a Maranello avevano tutti la sua inconfondibile impronta. Erano stati discussi e approvati su questa scrivania, ora custodita con il vecchio ufficio del costruttore in una sala della Galleria Ferrari. Gli occhiali, la penna dall'inchiostro viola e un'agenda ancora aperta sul 14 agosto del 1988. L'ultima pagina della vita di Ferrari. Enzo Ferrari era nato in questa casa, alla periferia di Modena, il 20 febbraio del 1898. Dormiva con il fratello Alfredo in una stanzetta sopra l'officina di carpenteria metallica del padre. Sul muro, scolorito dal tempo, un nome che diventerà famoso.
Ricordo che nel 1912 vidi una fotografia sulla stampa illustrata che si pubblicava allora a Torino di Raffaele Di Palma, che mi sembra avesse vinto in quell'epoca la 500 miglia di Indianapoli. Mi dissi, questo è un italiano, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile? E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza. L'ambizione, io non oserei dire che la mia è stato un progetto ambizioso, lo sarà diventato. Io penso che si possa parlare di coerenza. Io da ragazzo, essendo nato, pensato all'automobile e l'ho sempre amato, e ho sempre detto un giorno arriverò anch'io a farmi una macchina mia. Nella grande tragedia della Prima Guerra Mondiale, Ferrari vive la sua prima tragedia personale. Il padre e l'unico fratello muoiono nel 1916. L'officina viene chiusa. Rimasi paurosamente solo, scriverà più tardi. Un anno dopo parte soldato. Sa di incudine e martello e viene assegnato al reparto che ferra i muri. Un'esperienza breve, interrotta da una grave malattia che lo riporta vicino a casa, in un ospedale a Bologna. Alla fine della guerra Ferrari è a Torino, in cerca di un lavoro alla Fiat. Ha in tasca una lettera di presentazione del suo capitano. L'industria dell'auto riprende la produzione, ma i reduci sono tanti e non c'è posto per tutti. Nel rigido gennaio del 1919 la gente dimentica la guerra. Al Valentino ci si diverte pattinando. Ferrari, disoccupato, piange su una panchina dello stesso parco. Qualche giorno dopo troverà un posto in un'officina che demolisce autocarri. Non proprio quello che avrebbe voluto, ma abbastanza da consentirgli di entrare in qualche modo nel mondo dei motori, di conoscere tecnici e piloti come Salamano, Cagno, i fratelli Biagio e Felice Nazzaro, coraggiosi pionieri dell'automobilismo sportivo. La gara inizia alle 8 del mattino, dopo una notte di pioggia dirotta. L'Italia è di nuovo alla ribalta con Felice Nazzaro, l'asso anteguerra su una Fiat. Nazzaro vince per l'Italia ad una media di poco inferiore ai 130 km orari, mantenuta per oltre 6 ore. La voglia di correre lo porta a Milano, alla Costruzioni Meccaniche Nazionali, assunto come pilota collaudatore. Finalmente uno stipendio regolare. I primi risparmi interamente investiti nell'acquisto di una delle vetture che provava. E il 5 ottobre del 1919 l'esordio in una gara, la Parma Poggio di Berceto, in cui si classifica al quarto posto. Niente male per un debuttante che già sogna di poter sfidare un giorno i campioni più affermati e di correre con le loro macchine. Ferrari frequenta ormai stabilmente il mondo delle corse. Conosce personaggi come Nicola Romeo, fondatore dell'Alfa. Disputa alcune gare con la CMN. Poi, insieme a un amico, compra, senza avvisare la madre ad Algisa, che non glielo perdonerà mai, una macchina più potente, un Isotta Fraschini. Ma è con l'Alfa Romeo che Ferrari muove i primi veri passi nella sua straordinaria carriera. Prima semplice cliente, poi collaboratore, infine, nel 1924, pilota ufficiale. A Lione si presenta la nuova squadra italiana dell'Alfa Romeo con la famosa P2, guidata da uno dei più grandi assi di tutti i tempi, Antonio Ascari. Il pilota del numero 19 è Enzo Ferrari. Ma in quella gara di Lione Ferrari non correrà. Fu forse per un veto della moglie, preoccupata dalla potenza della P2 Grand Prix, che inviò un telegramma di rinuncia alle prove, ufficialmente per ragioni di salute. Ma fu forse anche perché già cominciava a vedere le possibilità offerte da una nuova carriera,
quella di agitatore di uomini. Il tuo compagno di squadra, Campana, la corsa su un'altra Alfa. Non ho avuto la possibilità di studiare, mi sono fermato a quella che una volta era la terza tecnica, che oggi equivale alla terza dell'obbligo. Però nella vita mi sono sempre contornato di persone molto colte, capaci e soprattutto pervase dal desiderio di avere successo. La scuderia Ferrari nasce in un ristorante di Bologna il 16 novembre del 1929, con un capitale sociale di 200.000 lire e con lo scopo di far gareggiare i soci, mettendo a loro disposizione organizzazione, macchine, assistenza tecnica. Le vetture sono tutte Alfa Romeo e per fronteggiare i costi, Ferrari inventa anche gli sponsor, Pirelli e Shell. Ma non bastava certamente un club di gentleman's drivers a soddisfare le ambizioni di Ferrari. La scuderia si trasformò in una filiale tecnica e sportiva dell'Alfa per le corse. Arrivarono fior di piloti professionisti: Nuvolari, Campari, Varzi, Borsacchini, Chiron, Fagioli, i migliori dell'epoca. L'Italia si divise in tifosi di Nuvolari e di Varzi. Un pilota freddo e preciso nella guida, esattamente l'opposto di Tazio, il campione dell'improvvisazione, l'uomo delle imprese impossibili. Le corse del Ferrari pilota si fanno sempre più rare. Quello che conta è dirigere la scuderia e non si possono fare bene entrambe le cose. Vettura di Caracciola, poi la supera nel finale, guadagnandosi il soprannome di Diavolo Rosso. Il rappresentante di Hitler se ne va. Non vuole premiare l'artefice della sconfitta. Sul pennone sale un tricolore nuovo fiammante. L'aveva chiesto Nuvolari prima del via dicendo: oggi vincerò io. La scuderia Ferrari nel 1936 varca anche l'oceano per la Coppa Vanderbilt a Long Island, con Nuvolari, Farina e Brivio. Tazio prende tutto, pole position, record sul giro e gara. E prende anche un assegno di $85.000, una fortuna all'epoca, che dimenticherà nella camera d'albergo. Ma perché Ferrari decise di diventare costruttore? Semplicemente che io sono stato licenziato dall'Alfa Romeo. La forte personalità di Enzo Ferrari non poteva non suscitare all'Alfa triti e gelosie. È il divorzio. Ferrari se ne va portando con sé un discreto indennizzo e quel cavallino rampante destinato a caratterizzare la futura marca Ferrari e a diventare uno dei simboli più conosciuti e invidiati del mondo. Glielo aveva affidato nel 1923 la madre dell'aviatore Francesco Baracca, eroe della Prima Guerra Mondiale. Prenda questo cavallino, gli aveva detto. Era sulla carlinga dell'aereo di mio figlio, le porterà fortuna. Ferrari si era impegnato con l'Alfa a non costruire per 4 anni vetture che portassero il suo nome. Così la prima Ferrari, qui con Ascari al volante, si chiamerà Auto Avio Costruzioni. Io mi sono riportato alla prima impressione che ebbi nel 1919 di una vettura americana che aveva corso ad Indianapolis e che era la Packard 12 cilindri. Da quel momento ho sposato il motore a 12 cilindri e non ho più divorziato. Il primo motore a 12 cilindri della Ferrari nasce nel 1946. Subito dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, nel 1943, Ferrari aveva spostato la sua fabbrica da Modena a Maranello, dove possedeva alcuni terreni. Sperava anche di sfuggire ai bombardamenti, ma fu sfortunato. La sede di Modena fu risparmiata. Maranello, dove nel frattempo, per sopravvivere, aveva cominciato a produrre macchine utensili, fu bombardata 2 volte.
Ora, quando io sono venuto a Maranello, in quel momento io ho pensato alla manodopera, perché qui potevo trovare degli ottimi contadini, ma non dei meccanici. Ecco perché nel 1942 io ho impiantato la scuola professionale. Nel 1946 è nato il 12 cilindri 1500 centimetri cubi. Quindi tutto il resto è una derivazione del modello originale. Quel 12 cilindri di 1500 centimetri cubici nato a Maranello fu una delle più grandi e coraggiose scommesse di Ferrari. Collaudato nel settembre del 1946, scese in pista con la 125S l'11 maggio del 1947 sul circuito di Piacenza. Non vinse per un soffio, ma il primo successo della storia Ferrari arrivò due settimane dopo, il 25 maggio di 50 anni fa, sul circuito di Caracalla. La vittoria di Franco Cortese aprì la via a un ineguagliabile record di 5.000 affermazioni in tutto il mondo e in tutte le categorie. Non ricordo niente che valga più della prima vittoria. Non c'è niente. Per me la vittoria più importante è quella che devo ancora conseguire. La piccola fabbrica cominciò a diventare famosa anche in Formula 1, partecipando al campionato mondiale, la cui prima edizione fu disputata nel 1950. La leggenda di Enzo Ferrari prende forma in quegli anni. L'agitatore di uomini si avvale di alcuni dei migliori progettisti, come Gioacchino Colombo e Aurelio Lampredi, e di vecchi piloti e nuovi, come Ascari, Viloresi, Gonzales e Fangio. Gonzales vi porterà il primo successo in Formula 1, a Silverstone, battendo l'Alfa Romeo. Ascari, i primi due titoli mondiali. Con la vittoria sull'Alfa Romeo, per Ferrari si era chiuso un lungo capitolo di amore e delusioni, una delle sue tante gioie terribili. È ovvio che la macchina bisogna prima sognarla per poi chiedere ai propri collaboratori se si sentono in grado di realizzarla, se condividono il sogno di chi vuole ottenere successo. Mio padre era una persona che amava definirsi agitatore di uomini, con un suo termine, forse perché amava essere tecnico, ma tecnico non lo era. Non era un progettista, non era un ingegnere che sapesse calcolare, però era un uomo di grandissimo intuito. Lui aveva molto spirito di osservazione, avevo un occhio particolare per giudicare lo stile di una macchina, ma anche la robustezza di una biella. Lui si faceva costruire molto spesso una biella di un nuovo motore in legno per poterla prendere in mano e, toccandola con le dita, valutare se questa biella poteva essere sufficientemente robusta o no. I miei rapporti con Enzo Ferrari sono stati indubbiamente di tipo molto particolare. 28 anni vicino a lui, diciamo l'uomo che sapeva cose che forse altri non sapevano, però io sono sempre stato un uomo che ha fatto da contraltare a Ferrari. Io sapevo che lui amava le persone che gli dicevano sempre di sì, io purtroppo gli dicevo troppo spesso di no. E infatti tra me e lui c'era sempre baruffa, ma era una baruffa costruttiva, voglio dire. E devo dire che anche quando ci lasciavamo un po' in disaccordo, siccome quando io potevo avere detto il giusto, lui poi ritornava sui suoi modi di vedere e me lo diceva. E questo per me era estremamente appagante. Era un uomo che lavorava distinto,
un pochino da questo punto di vista femmineo, un pochino donna, diciamo, cosa che non lo avrebbe affatto offeso se l'avesse sentito dire da me anche allora. Lui tutte le mattine entrava in officina e prima di sedersi alla sua scrivania attraversava il reparto cose e guardava le macchine in preparazione e parlava con i meccanici e soprattutto si arrabbiava moltissimo quando c'era qualcosa fuori posto. Amare l'automobile era la prima qualità, la prima dote che io dovevo scoprire nel mio interlocutore prima di assumerlo. A me era stato un compito, quello di agitare dei problemi e di provocare delle riunioni e assistendo ai contrastanti pareri dei miei collaboratori, con modesto potere di sintesi di cui ho sempre disposto a prendere delle decisioni. Ferrari era tutta la sua vita, lui viveva nella sua azienda, lui amava la sua azienda non solo per il fatto di averla creata, ma perché era il suo regno. Lui non viaggiava e io penso perché qui era il re. Lui riceveva le persone più importanti del mondo, ma era seduto sul suo trono, era lui a Maranello, veramente era se stesso. Ma il rapporto macchina e pilota è molto semplice, io ho sempre pensato che potesse essere fissato in una percentuale media del 50% al merito al pilota, il 50% merito al costruttore, alla macchina. Ora stiamo vivendo un periodo nel quale intravediamo uno spostamento di questa percentuale di merito alla macchina con le nuove costruzioni. Cioè l'affidabilità del mezzo sta prendendo una preponderanza sulle capacità del pilota. Amava molto intrattenersi con i piloti. Negli ultimi anni mi ricordo che spesso, da quando aveva l'ufficio a Fiorano, li invitava a colazione nelle pause delle prove. Però cercava sempre di affezionarsi a loro, non troppo. Forse perché sapeva che il mestiere di pilota è estremamente difficile, estremamente rischioso. E quindi, come aveva potuto sperimentare tante volte, in caso di un evento tragico avrebbe sofferto di più. Tra tanti piloti, Gilles Villeneuve era l'unico a dare del tuo a Ferrari. Agli altri non l'aveva mai permesso. Lorenzo Bandini. Il rogo di Monte Carlo colpì profondamente Enzo Ferrari, che per molti anni rinunciò a ingaggiare piloti italiani nella squadra di Formula 1. Tragedie come quelle di Fontrips a Monza, di De Portago alla Mille Miglia, facevano ricadere sulle sue spalle responsabilità che gli erano estranee. L'Osservatore Romano arrivò a definirlo nel 58, dopo la morte di Musso, un Saturno ammodernato che, fattosi capitano di industria, continua a divorare i propri figli. Un altro giornale cattolico aveva crudelmente accostato la morte del figlio Dino, avvenuta nel 1956 per distrofia muscolare, a quella dei suoi piloti. Ferrari si chiuderà sempre più a Maranello, l'italiano più famoso del mondo e anche il più solo.
von Karajan un giorno mi disse e mi scrisse: ascoltando il vostro 12 cilindri scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare. Per chi le conosce, per chi le conosce, c'è il marchio, c'è il passato, c'è la quantità di vittorie che hanno avuto. Per chi non le conosce c'è l'aspetto e anche il rumore, perché il rumore del motore della Ferrari con la messa a punto dello scappamento è come un organo intonato nel modo giusto. Uno sente questo rumore e viene come richiamato automaticamente. Gran Turismo la prende uno che vuole differenziarsi dagli altri, chiedere alla vettura delle prestazioni istantanee che non può avere su altre macchine. Oggi non si va alla ricerca della velocità assoluta, oggi si va alla ricerca di velocità istantanee. Delle prestazioni estreme, e quando dico prestazioni non dico solo di velocità, ma dico di tenuta di strada, di freni, di sicurezza, di modernità, un bellissimo design e quindi un disegno che faccia innamorare a prima vista e un'emozione di guida unica, difficile da tradurre in parole ma sensazioni irripetibili. La competizione si va evolvendo, e evolvendo cosa diventa? Diventa sempre più uno spettacolo e ogni spettacolo ha le sue esigenze. Io credo che oggi ci sia l'elemento interesse che domina molte decisioni. Una volta c'era la passione pura. All'inizio degli anni Ottanta il campionato del mondo di Formula 1 si stava trasformando in un grande spettacolo dominato dagli sponsor, dalle televisioni e dagli interessi commerciali. Tra i costruttori, Enzo Ferrari, con l'aiuto del suo diplomatico direttore sportivo Marco Piccinini, fu in prima fila nel tentativo di comporre tante esigenze diverse che vedevano contrapposti gli assemblatori inglesi ai team più legati all'industria automobilistica. Solo chi era diventato ormai il grande vecchio poteva portare i contendenti al tavolo delle trattative a Maranello e siglare con loro quello che diventò il patto della Concordia. Io sarei felice di poter parlare, ma se voi continuate con i vostri macchinismi io mi trovo terribilmente a disagio. Ecco, sono lieto di salutare oggi a Maranello il battesimo del nuovo Concorde che definisce per altri 5 anni il cammino della Formula 1. Auguro prosperità e successo al presidente Jean-Marie Barrest, a Bernie Ecclestone, a tutti coloro i quali, appassionati del nostro sport, senza dimenticare del nostro Piccinini, che è uno dei responsabili principali di questa costruttiva partita. Mio padre era un uomo che aveva, credo, prima di tutto un carattere molto forte, un carattere di grande personalità. È stato sempre descritto molto duro, a volte anche spietato, ma era molto esigente, esigente con tutti i suoi dipendenti, con me prima di tutti,
ma era anche un uomo che aveva degli slanci di generosità e di tenerezza che però non ha mai pubblicizzato. Forse non voleva farlo sapere, voleva coltivare la sua immagine di uomo deciso, di uomo duro. Mio padre era anche pilota, era stato pilota, amava guidare, guidava anche lui con uno stile abbastanza duro, aggressivo, guidava le sue Gran Turismo e mi ricordo una sera sull'autostrada del Sole trovammo una Super America, venivamo da Bologna molto tardi la sera e a quei tempi il traffico era praticamente inesistente. E mio padre a un certo punto mi disse: ma c'è una luce dietro, c'è qualcuno che ci segue? Non c'era nessuno, era solo la luna, c'era una magnifica luna piena, era la luna che ci seguiva, quindi questo è un bel ricordo di mio papà al volante. Ho un nipotino che abbiamo chiamato Enzo, spero che questo nome sia di augurio, di buon auspicio, mi auguro che lui possa vedere nel suo futuro magari un interesse per l'automobile, una passione per i motori, che credo male non faccia. L'automobile fa parte della vita dei nostri giorni, non so se gli piacerà la Ferrari o gli piaceranno le motociclette, in ogni caso spero che lo spirito di famiglia sia tramandato anche in lui. Enzo Ferrari ha scritto: questa è stata la mia vita, che io non esito a definire un ansimante cammino. Mi sono avviato ora oltre la cima del monte. Infinite volte mi sono guardato allo specchio chiedendomi chi fossi, che cosa sono venuto a fare al mondo. Credo che se mi fosse offerto di ricominciare il cammino percorso, non accetterei. Mi dispiacerebbe tornare in un mondo nel quale la violenza ha finito per sostituirsi alla ragione. Questo è un mondo in cui non mi riconosco più. Il giorno del suo funerale, nell'agosto del 1988, la famiglia fece stampare questo ricordo. Ho dedicato la mia vita all'automobile, una conquista di libertà per l'uomo.